Eder. Mac. Pallister. Un'incredibile vicenda è accaduta ad Oslo e per fortuna si è conclusa a lieto fine. Un'auto Tesla, con a bordo due passeggeri, è finita nel gelido mare, in un fiordo. I due si sono salvati grazie ad una sauna galleggiante che ha raggiunto la macchina e messo in salvo i due malcapitati. Quale è la particolarità di questa notizia? È che sembra essere la fotocopia di quanto è successo in una piazzola del parcheggio di Villa Geno che si affaccia nel lago di Como, dove invece i due passeggeri, Morgan Algeri di 38 anni e Tiziana Tozzo di 45 anni, la notte del 6 gennaio hanno perso la vita. Nel caso di Oslo, per fortuna ha finito bene, però abbiamo il racconto testimoniale del conducente dell'auto che ricorda il momento in cui l'auto è schizzata dalla banchina verso il mare. L'uomo pensava che l'auto fosse in modalità parcheggio, ha premuto il pedale dell'acceleratore e l'auto è schizzata in avanti. Ci si chiede, è possibile che possa essere accaduta la stessa cosa, la notte del 6 gennaio, quando Morgan e Tiziana hanno perso la vita? Certo, la Tesla è un'auto elettrica, mentre la Mercedes di Morgan Algeri era un'auto ibrida, ma va sottolineato come in entrambe le auto giocasse un ruolo fondamentale il fattore elettrico e soprattutto il cambio automatico presente nei due veicoli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!